E adesso Vale, è arrivato il momento dell'amico Lorenzo Valeriani perché c'è una nuova puntata dedicata al coro di San Salvo. Yeah.
Amiche ed amici di Rete 8, siamo ancora qui a San Salvo, all'interno del foyer del Centro Culturale Aldo Moro. Quest'oggi a farmi compagnia c'è Maya Marisa, che è un po' la presentatrice, la contabile, la portavoce, oltre che corista ovviamente, dell'Associazione Corale San Salvo in Canto. Ruolo particolare, perché deve fare anche da contabile, alla fine i conti devono tornare, Marisa. Quadrano, perché basta un po' di trasparenza, giustamente. Non abbiamo una contabilità registrata, abbiamo una contabilità alla buona, in quanto il coro è nato nell'ambito del centro anziani. E parte delle spese noi abbiamo come compartecipazione il patrocinio del comune. Dopo abbiamo degli sponsor occasionali che facciamo all'interno del nostro centro anziani. In più, ogni corista si tassa di 5 euro al mese che mettiamo in cassa per le spese vive. Paghiamo la nostra maestra, paghiamo la fisarmonicista, paghiamo pure Angelo Pagano quando ci dà una mano per le nostre manifestazioni. Tutto qui, tutto nell'ambito della trasparenza. Verrebbe da dire tutto fatto in casa. Tutto fatto in casa, tramite volontariato, giustamente, perché ognuno di noi per socializzare, giustamente, per fare avere alle persone un tantino più anziani che non hanno la possibilità neanche di uscire dall'ambito familiare, diamo appunto un coraggio e anche per la passione per il canto, chi vogliono possono partecipare e inserirsi in questo coro. È un coro inclusivo. Socialità allo stato puro, lo possiamo dire. Socialità allo stato puro, compreso di convivialità, punto di ascolto, cioè facciamo tutto con una certa regolarità, giustamente, sempre tenendo conto pure delle potenzialità che abbiamo all'interno del nostro coro a livello di volontariato. Allora, quello che avete sicuramente, a differenza forse degli altri cori, tanto tempo libero per le prove e tanto tempo libero per recarvi anche all'estero ad esibirvi e confrontarvi anche con gli altri cori. Con altri cori, effettivamente. Il discorso che noi non sempre riusciamo ad andare tutto il gruppo all'estero, perché magari c'è chi ha una situazione diversa, sia magari economicamente sia di salute. L'ultima esibizione che abbiamo fatto a Rovigno in Croazia, ci siamo uniti con altri gruppi corali, l'altro gruppo corale sempre diretto da Loredana Miscia, che è Emozioni Antiche di Casalbordini e Torino di Sangra, e il coro Aniello Polsi di Vasto, e ci siamo che è stata nostra ospite come associazione, sì, nelle passate settimane. Eh sì, difatti siamo andati in Croazia come Abruzzo in Canto con questi tre cori. Ci hanno anche premiato la nostra associazione, della quale facciamo parte, la Federazione Federcori Italiani Coro Sunside. Ci hanno anche premiato, giustamente. Siamo un coro amatoriale formato da persone dei centri diurni, quindi non potevamo aspettarci di meglio, tutto lì appunto. Ovviamente dei semi professionisti, perché noi stiamo ascoltando dei pezzi accattivanti, però semi professionisti, non abbassiamo il livello. No, ce la caviamo, dico io, ma questo è più un modo per stare insieme come gruppo, socializzare, recuperare quelle persone che magari vivono sole e che non hanno nessuno, magari parenti perché sono lontano, certo, qualche altro. Impegni lavorativi, familiari, è la classica valvola di sfogo che garantite a chi non può
che non, concedersi altro. Che non può concedersi altro, giustamente. E credo che sia una missione importante, di tutto rispetto, forse la più importante? Forse sì, perché effettivamente fin quanto ognuno di noi, che siamo in cinque, far parte del direttivo, però poi se c'è bisogno di altro, noi coinvolgiamo tutto il gruppo. Tutti corrono quando ad esempio c'è da fare una manifestazione nel nostro paese, che poi si ospitano gli altri cori. Noi questi cori li ospitiamo sia accettandoli, ma dopo c'è un ritrovo come convivialità. Allora chi fa il dolcetto, chi si occupa di fare qualche altra cosa, cioè c'è un'armonia. Una collaborazione. È un, collaborazione. Possiamo dire che è un coro anche quello, perché poi ogni pezzo recita e ogni canta la sua parte. Recita e fa la sua parte. E questo è importante. Come la vena d'ore, sotto lo sol se ne va, l'acqua lucente e chiara dentro al mare la trama. Come la vena d'ore, sotto lo sol se ne va, l'acqua lucente e chiara dentro al mare la trama. Faccio un po' a tutti, non lo voglio dire a bassa voce perché tanto siamo maturi,
Sono nati anche degli amori all'interno di un'associazione come quella che avete voi. Ha fatto un sorriso particolare. Sì, sono nati anche degli amori. Ci sono varie coppie. Io, difatti, io e mio marito, la presidente e il marito, perché Angelo Manes è il marito, la vicepresidente è lo stesso con il compagno, e ci sono altre coppie, non diciamo, non chiamiamolo stabile, altre coppie, altri fidanzati, chiamiamolo fidanzati, tra il coro nostro e altri cori. Ah, ecco, la contaminazione. La contaminazione, giustamente, perché ci si vede, ci si ritrova, si passa del tempo insieme, c'è la convivialità, c'è lo scambio di, diciamo, di varie parole, di varie... C'è il contatto e la conoscenza. Di tutto. E questa è, insomma, è fra i vari cori. È un'altra bella missione, no? Perché, non me ne voglia, quando si avanza di età qualcuno rischia di rimanere solo. Sì, sì. E questa è un'occasione per conoscere nuove persone e per far nascere nuovi amori. Nuove persone, però... che ti mettono, diciamo, che ti si mettono intorno e ti proteggono, perché effettivamente quando si è soli subentrano certi tipi di depressioni che io non vorrei mai che esistessero, però purtroppo ci sono e bisogna riconoscere anche questo. Quindi quando c'è qualcuno che ti sta intorno, ti protegge, ti accompagna, ti chiede, hai bisogno di qualcosa, ci alterniamo, diciamo, a dare sostegno anche a queste persone che giustamente non sono tutelate totalmente dalla società. Quindi rimettere la persona al centro di tutto, possiamo dire, no? Al centro dell'attenzione. Al centro dell'attenzione. Ascolta Marisa, sei portavoce, presentatrice, non ti azzardare a rubarmi il mestiere, eh? No, assolutamente, assolutamente. Si scherza, si scherza. Ti voglio chiedere, in questi 10 anni di vita del coro, c'è stato un momento in cui hai pensato non ce la facciamo, né artisticamente, né socialmente, né umanamente? Allora, hai pensato mai, solo per un attimo, impossibile arrivare a quell'obiettivo, forse è meglio abbandonare? Ecco. No. Abbiamo passato un periodo, il periodo del Covid, che ci sentivamo spaesati, ci sentivamo telefonicamente, ci chiamavamo come gruppo, tu come stai, hai preso il Covid, come è? Le classiche domande dell'epoca. Non appena finito il Covid, appena siamo potuti... Liberi tutti, la prima cosa che ho fatto, mi sono fatto un tampone prima di rientrare in comunità, perché oltretutto c'ho mia figlia che è dottore. E quindi sei un po' attenzionata. Un po' attenzionata da quel punto di vista. Mi sono fatto un tampone e ho incominciato a chiamare tutte le persone. Abbiamo richiesto di nuovo al comune, perché non c'era ancora disponibile la sede del centro anziani, perché è stato spostato come sede. Ci hanno fatto provare da un'altra parte, ok, siamo riusciti a riformare il gruppo, il comune ci ha dato un'altra parte dove provare. È ripartito il carrozzone, giustamente. Abbiamo sempre, diciamo, qualche volta ci sta lo scoraggiamento, quando dici questo così, quest'altro così, vabbè, però dopo passa, un po' d'ansia da prestazione per ogni occasione, perché succede a tutti. Cerchiamo di confortarci gli uni con gli altri, sia con la maestra che con i coristi, perché giustamente ci sta pure che qualcuno si scompensa per un'esibizione. Poi bisogna riprenderlo, bisogna riportarlo dentro. Tranquillamente. E rimetterlo sui binari giusti. Grazie a Marisa Maia, presentatrice, contabile, portavoce,
Anche parte legata al ricordo, alla storicità di questo coro, che ci ha anche detto, e stavolta lo possiamo dire a voce alta perché abbiamo avuto la conferma ufficiale, che nelle associazioni, a prescindere dalla questione anagrafica, l'amore sboccia sempre, come l'amore per la musica, per il coro tradizionale che ci stanno facendo ascoltare gli amici e le amiche dell'associazione San Salvo in Canto. E noi allora torniamo dentro, torniamo in sala per nuovi pezzi, nuove musiche e tante passioni. A dopo. La vigna della buona nasce, la punta delle